Ciao a tutte, eccoci qua per un nuovo video. Oggi vi faccio la preparazione dell'unghia. Allora, qui abbiamo un'unghia tra virgolette naturale. Avevo la ricostruzione e qui ho smontato tutto. Facciamo finta che sia un'unghia naturale. Allora, cosa faccio quando devo preparare l'unghia? Allora, io ho questo spingicuticole. Questo attrezzino, allora di qua ho lo spingi e di qua ho questa sorta di raschietto. Ok, allora cosa faccio? Spingo bene, mi metto così, così riuscite a vedere. In questo modo spingo le cuticole. Io qui non ne ho tante, anche perché dopo 10 anni di ricostruzione le cuticole ormai stentano a crescere. Una volta fatto questo, con la punta di questo raschietto faccio questo lavoro. Vado a togliere quelle che sono le cuticole che noi non vediamo e se non erro si chiama iponichio. Se ho sbagliato, fatemelo presente. Allora, una volta fatto questo è fondamentale fare questo passaggio, perché se noi non facciamo questa pulitura, poi avremo tantissimi sollevamenti. Quindi una volta fatto questa pulitura, ok, che volendo si può anche fare con questa punta a fiammifero. Io a volte ho le onicofagiche o comunque delle persone che hanno delle cuticole veramente dure, non si spostano e secche, e quindi con questo vi faccio vedere, si monta semplicemente sulla fresa, ok, e in questo modo, vediamo se riesco a farvi vedere bene. Tolgo quello che è la parte quella secca, così adesso lavoro un po' storta. Così in questo modo, con questa punta, non dovete faticare. E siete sicure di aver tolto tutte le cuticole? Si spazzola sempre dall'alto verso il basso, mai così, perché facendo così la polvere va a intrufolarsi in tutti gli angoli, quindi sempre in un senso unico. Sembra che io vada su e giù, ma è sempre dall'alto verso il basso. Una volta fatto questo, io utilizzo queste lime. Questa è una 180. E si va ad opacizzare tutta l'unghia per bene. Non utilizzate il buffer per opacizzare le unghie. Guai al cielo a chi utilizza il buffer. Se utilizzate il buffer per opacizzare, fra 2 giorni l'unghia è già sollevata. Ok? Quindi questo è il lavoro, quindi sempre poi dall'alto verso il basso. Date bene la forma in modo che questa è la forma da dare per inserire poi la cartina, quindi non quadrata, ma un rotondo con gli angolini qua un po' smussati in modo da poter inserire bene la cartina. Così, in questo modo. Poi la polvere, se non dovesse venire via tutta, potete aiutarvi con il nail prep, che serve proprio per catturare la polvere. In questo modo, non il cleaner. Mi raccomando, il cleaner in questa fase assolutamente non si usa. Così.
nel prep deidrata oltretutto, e toglie anche la polvere della limatura, che è quella che facilita i sollevamenti. Quindi questa è un po' la preparazione dell'unghia che faccio io. Poi, una volta fatto questo, io ho anche lo spray prep e mi do una spruzzata. Questo mi va a deidratare anche la pelle, perché in estate, soprattutto adesso che fa molto caldo, tenere attaccata bene le cartine al dito, ci sono persone che sudano tantissimo e quindi questo, in questo caso, può aiutare davvero tanto a far aderire bene la cartina. Fatto questo, io i preparatori tipo primer, acid free, eccetera, non li metto subito. Prima monto la cartina e poi li metto, onde evitare di andare a toccacciare con le dita mentre monto la cartina e togliere quelli che sono gli strati di primer. Poi ci sono sollevamenti, non si sa come, perché, e quindi ai corsi mi hanno insegnato che in questa fase è meglio montare la cartina e poi andare a mettere tutti i preparatori per essere sicuri al 100% che si siano asciugati e che siano sull'unghia. Ecco, questa è la preparazione dell'unghia che faccio io e al prossimo video. Ciao!